Salve ragazzi, bentornati in un nuovo video di Ricky03. Oggi siamo nell'episodio 8 della serie di come creare un server FVM. Oggi vi spiegherò l'SX Door Lock. Come mai questo script? Ragazzi, negli scorsi giorni, nella scheda community del mio canale, vi ho chiesto quale potesse essere lo script da spiegare nel prossimo episodio e vi ho chiesto che naturalmente quello con più like ci sarebbe stato lo script spiegato nel prossimo episodio e appunto ho vinto questo qui, questo script. Quindi vi andrò a spiegare questo. Naturalmente nel mentre vi lascerò le foto della persona che ha costruito questo script, ringrazio anche chi ha messo like e naturalmente io vi invito a fare la stessa cosa anche nei commenti di questo video. Quindi alla fine del video, di questo video, andate a commentare questo video e scrivete che cosa vorreste nel prossimo episodio. Il commento con più like vincerà e quindi sarà lo script spiegato nel prossimo episodio. Più script, non lo so, vediamo un po' che cosa commentate. Comunque, naturalmente, per un prossimo episodio raggiungiamo i 1150 iscritti. Ragazzi, ne abbiamo raggiunti un sacco perché purtroppo non sono riuscito a registrare molto in questa settimana, visto che ho avuto scuola, eccetera. Vabbè, ma questo non vi interessa, però giusto per farvi sapere che non ho avuto la possibilità. Quindi arriviamo a 1150 iscritti. Grazie a tutti, ragazzi, vi ripeto, del sostegno che mi state dando. E arriviamo a 1150 iscritti per il prossimo episodio, naturalmente consigliato da voi nei commenti. Bando alle ciance. SX Door Lock, che cosa serve? È praticamente lo script per bloccare le porte per le fazioni. Quindi, per esempio, ci sono delle porte nella questura che voi volete bloccare e che vogliate che siano accessibili solamente ai poliziotti, tipo la porta dell'armadio che vi fa accedere all'armadietto. E non solo, naturalmente è tanta tantissima roba. Naturalmente io vi lascio il link in descrizione di questo script originale, ma come in ogni episodio vi fornirò il mio personalissimo script, quindi pacchetto episodio 8 in descrizione con l'SX Door Lock modificato e già settato in descrizione. Ma adesso andiamo a vedere di che cosa si tratta questo script. Oh, come possiamo vedere, SX Door Locks è uno script abbastanza semplice. Andiamo a vedere il config. Allora, nel config ci sono delle cose da settare molto molto difficili, ok ragazzi? Quindi siccome è molto appunto difficile settare questo script, io ve lo lascio già fatto. Comunque vi faccio vedere un po' come si setta. Allora, nel config, naturalmente, config locale n, come potete vedere in inglese, già tradotto in italiano il mio script, e qui ci sono appunto delle porte già settate. Come potete vedere, qui c'è scritto le coordinate della seguente porta, del testo, poi c'è quale job appunto è autorizzato a usare questa porta, quindi police in questo caso, locked false, quindi sarà una porta aperta in precedenza, poi verrà chiusa dalla polizia. Ovviamente questa porta è quella lì dell'entrata della questura, quindi la lasciamo aperta al pubblico e se c'è bisogno la chiudiamo per i poliziotti. Distance, quindi quanto distanti dobbiamo essere per aprire o chiudere questa porta. E poi naturalmente si va a settare le porte. Questi sono codici particolari, ragazzi. Precisamente dovete andarli a cercare o con un editor di mappe o anche su internet dovete andare a cercare i codici di queste porte. Molto, ecco, per questo vi ho detto che è molto difficile appunto settare questo script, però per cercare queste stringhe è abbastanza particolare, ragazzi. Cercare questi codici. E qui qui appunto c'è scritto le coordinate della porta e niente, più o meno si setta sempre così. Come potete vedere, qua ci sono dei template di altre porte, tante altre porte, ragazzi. E fin quando scendiamo giù, 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 e ci sono tutte queste porte già settate. Naturalmente, io vi ripeto, nella descrizione dell'episodio ci sarà il pacchetto episodio 8 che sarà già settato, quindi con questo qui, con praticamente tutte le porte settate che vi servono.
Ma se naturalmente vorreste aggiungerle, dovete fare tipo un copia e incolla di questa e mettere il giusto ID della porta, le giuste coordinate della porta, eccetera. Quindi attenzione a come usate questo script. Ok, precisamente questo è già settato, vi ho spiegato anche nel caso come dovreste settarlo. E andiamo a vedere se c'è qualcos'altro nel caso nostro. Allora, questi qua non servono, server non ci serve per niente, locale naturalmente è un punto lua che è già bello che è tradotto, non è che ci sia tanto da tradurre, poi c'è scritto aperta, chiusa e il tasto appunto con cui si apre o chiude una porta. Quello si può cambiare dal main lua, che credo basta che andiamo tipo qui, client, main lua. E da qualche parte troveremo il pulsante per, appunto, qui il 38 dovrebbe essere l'AI, come potete vedere. Se volete cambiare appunto il tasto con cui aprire o chiudere la porta, dovete entrare in questo script e dovete modificare questo valore che è il 38 molto probabilmente. Se non mi sbaglio, ragazzi. Adesso controllo subito. Ok, ragazzi, come potete vedere, questo è FFM Keybinds. Come potete vedere, tutti i tasti hanno un numero corrispondente e visto il 38 è la E. Quindi se per esempio voi vorreste aprire la porta con la B dentro il nostro config, quindi appunto qua, a meno che non ci sia un altro 38, ma non ci dovrebbe essere. Ah no, forse sì, aspettate. Controlliamo con Ctrl F, cerchiamo 38, trovo successivo. No, c'è solo questo. E basta. E niente, ragazzi. Quindi, se voi volete cambiare il tasto con cui aprire la porta, dovete cambiare questo valore. E niente, ragazzi. Per questo, naturalmente, per questo script è già tutto bello settato e vi ho già spiegato come fare. E andiamo quindi a inserirlo nel nostro server CFG. Ok, ragazzi. Precisamente, andiamo nella sezione che abbiamo creato, che si chiama risorse varie. Lo andiamo ad aggiungere qui, ragazzi, un a caso, va benissimo. Possiamo aggiungerlo anche dopo la screen, lo mettiamo qui e basta. Salviamo il nostro server CFG e possiamo dire che è fatto. Non vi metterò il server CFG nel pacchetto episodio 8, visto che è una minchiata andare a inserire l'SX door lock. Basta che vi ricordate. Adesso andiamo a inserire lo script nel nostro server. Allora, ragazzi, precisamente andate nella cartella resources SX del vostro server che abbiamo già usato in precedenza negli altri tutorial. Basta che andate a inserire l'SX door lock in questa cartella, come potete vedere. Già bello che configurato come vi ho già detto. Niente, l'unica cosa che ci rimane da fare è startare il server e andare a vedere se lo script funzioni. Ok, ragazzi, siamo in gioco. Brevemente, come potete vedere, già lo script entra in funzione. Noi siamo settati in balistica sergente, quindi possiamo interagire con questa porta. Andiamo ad aprirla. Come potete vedere, ci sono anche queste porte già settate, già chiuse. E come vi ho detto, queste qui all'apertura del server vengono chiuse così da impedire l'entrata di gente non autorizzata. Questa si apre, gente che mi ha detto che questa porta non si apriva, naturalmente perché serviva lo script. Ebbene sì, e niente, queste porte adesso si possono aprire e questa qui è già settata di essere aperta, naturalmente perché i clienti, comunque gente che deve venire a esporre denuncia, vede la questura aperta, si mette qui, però non può andare nelle altre stanze che non dovrebbero essere accessibili. Naturalmente, se un poliziotto vuole chiudere la porta, può chiuderla e quindi la questura diventa non accessibile. Quindi, ragazzi, che vi devo dire? Ci sono altre tantissime porte in mappa che hanno questa funzione, naturalmente apribili da poliziotti e non poliziotti, anche altri lavori. Per esempio, al concessionario troverete delle porte che sono apribili solamente da chi ci lavora. Niente, ragazzi, questo video era abbastanza breve, però comunque vi ho spiegato un nuovo script e vi ricordo nei commenti. Commentate con il prossimo script che volete vedere appunto nel prossimo episodio e a 1150 iscritti ve lo porto.
immediatamente, visto che adesso ho più tempo per registrare gli episodi. Quindi ragazzi, vi ripeto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi naturalmente ci vediamo in un prossimo tutorial. Ciao ragazzi!